Accendere un fuoco e poi sparire. E crudo, confermo l'incomunicabilità. To the how has a living. To the how has a living. Cos'è tu? Avevate un altro cantante? Sì, c'è uno. Lo porto via, lo prendo per mano. Accendere un fuoco e poi sparire. Avevo ali per il volo e velocità d'albatro, sensi di cristallo tra cristalli di luce, quattro liquide pupille per la notte. Io ricordo quando abbiamo cominciato come materia prima, poi dopo magari siamo cambiati quando siamo diventati in macchina amniotica, però mi ricordo all'inizio che dicevamo che le performance che noi facevamo succedevano. Quindi noi studiavamo, facevamo il nostro percorso in tre, io, Arnaldo e Marcello. Poi alla fine succedeva che si andava sul palco e quello che succedeva sul palco accadeva proprio nel vero senso della parola. Perché è genuino il pianto della dimenticanza, sincero è il sangue della sconfitta, sorgente di linfa e costruzione di speranza. Io credo che facendo questo genere di attività artistica, non voglio chiamarla arte perché sono quelle virgolette che non mi sono mai piaciute, facendo questo genere di attività non fai mai davvero niente totalmente per gli altri, così come non fai mai davvero niente totalmente per te stesso. È un atto di comunicazione, la proponi con la forma di espressione più vicina al tuo sentire che tu possa avere. E questa cosa la fai anche con un atto di importante libertà espressiva. Questa nostra libertà penso derivi anche da concetti che sono quelli di spazi e zone temporaneamente autonome di libertà, che sono quelle dell'immediatismo. Quindi tutto ciò che si lega in qualche modo all'atto del fare, in quel momento musica, poesia, performance creativa, è importante il momento del fare, non tutto quello che viene dal dopo. Le idee sono bambini. Ci credo che queste cose metafisiche pure, però a questo ci credo. Nel momento in cui tu lo fai accadere vale, e nel momento in cui tu lo stai dando, quindi a te e alle persone con cui lavori e in più al pubblico, vale, sta succedendo, è un atto magico, punto. Perché noi facciamo questo, cioè noi non facciamo un album dove poi dobbiamo promuoverlo, quindi fai le canzoni e fai tutte le cose che devi fare. Noi facciamo un'altra cosa. Credo che l'arte abbia il massimo valore di creatività nel momento in cui viene fatta. Poi se ne può parlare, insomma, io con questo non voglio dire che l'arte del 300 non valga nulla rispetto a quella che si compie oggi. Vivere ancora in queste sere. Don't die.
degli esperti, o perlomeno dei nostri amici che fanno musica, perché fanno una musica, che ne so, ambient, oppure noise, tutte queste cose qua. Noi, secondo me, ho sempre pensato che noi siamo stati sempre un po' un pelino diversi, perché comunque non ci è mai interessato di essere incanalati in un'etichetta specifica, come a volte succede. L'attrazione per l'orrido, educato in modo allarmante, il gioco del dissipamento. Contrairement à tout ce qu'on a pu croire, un peuple est débrouillé étrangement des assassins et qu'ils avaient justement connu dans des moments. Il mi è sempre stato difficile, perché forse sono più un informatico prestato ai suoni che un vero e proprio musicista. Però sicuramente io credo di avere alle spalle anni di ascolto. Io ero uno dei tanti fan dei gruppi di Roberto, così come dei gruppi di tanti miei amici da giovanissimo. E quindi anni di ascolto forse mi hanno predisposto emotivamente, sentimentalmente, al fare musica in una forma che non è quella consona classica del termine. Io credo di avere una, forse l'unica mia dote, quella di intimamente capire le macchine. Parlo di macchine informatiche o di macchine digitali, di macchine sonore. Mi circondo di macchine sonore di tutti i tipi, ma la cosa importante, che credo poi sia quella che riguarda un po' tutti, conoscere le macchine significa poterle usare senza farsi usare. E questo penso sia applicabile a qualunque aspetto della vita quotidiana di tutti, a maggior ragione di chi fa in qualche modo un uso creativo e artistico della macchina in generale. In parecchi vostri titoli ricorre la parola morte, come mai? Pessimismo? Ma probabilmente ricorre anche perché comunque ci piace giocare con l'assonanza della parola. Punto di vista forse un po' diverso, perché essendo stato comunque coinvolto in situazioni di musica un po' più canonica, no? Facevo il cantante di gruppi punk, post-punk, hardcore punk, eccetera, eccetera. Cioè, ho sempre avuto una relazione con la musica fatta come si fa la musica. Nel mio caso, invece, quando abbiamo cominciato a lavorare con Arnaldo e con Marcello, e poi in seguito con Marco e Paola, che comunque hanno inserito nel nostro progetto, nel nostro così, nella nostra intenzione, anche la musica suonata, il testo, cioè il canto, cioè soprattutto l'esperienza, che quella era quella nuova, della performance. Anche in loop continue, suoni di registratori, oppure registrazioni di tubi di scappamento della sua macchina.
con la sua conoscenza per le macchine, quel po' che riesco a fare io con l'elettronica, quindi, e soprattutto per quello che mi riguarda il campionamento, che per me è una cosa che poi quando con macchina amniotica mi ricordo che ero un grande combattente per dire no, suoniamo invece. Esiste un momento di inizio e un momento di fine del lato creativo, soprattutto se lavori con la materia prima, in questo caso, che sono i campionamenti, le macchine, i suoni di sintesi, i suoni elettronici, perché nell'atto stesso del processare un suono c'è un momento di creazione, un momento di fruizione, perché stai ascoltando il risultato del tuo atto creativo, e contemporaneamente c'è un momento di intervento della macchina, che è comunque essa stessa fonte e generazione di forme creative del suono. Spesso anche l'errore umano di utilizzo della macchina concorre a formare un atto creativo che si autoalimenta. Genere di fusione tra
atto creativo umano, momento di fruizione di quello che si sta producendo e contemporaneamente momento di manipolazione con le macchine e amplificato. Per cui, così come in un gruppo musicale canonico, in un ensemble, in un'orchestra, ogni musicista in qualche modo ha una partitura, ma ascolta anche gli altri e segue un capo gruppo, un direttore d'orchestra o un frontman, in questo caso il frontman sei tu, con la macchina o con lo strumento che stai utilizzando. Quindi è una forma molto intima di produrre, ma al tempo stesso diventa un atto quasi collettivo, perché dietro quella macchina ci sono software, ci sono oggetti elettronici costruiti, pensati da altri, molti di questi altri sono inventori informatici e musicisti a loro volta, quindi il sistema è più un meccanismo globale che trasforma lo strumento in un oggetto che diventa oggetto creativo, oggetto sonoro. La macchina questo è, non inizia, non finisce. Sono di gran lunga meno significativi di uno solo dei tanti insulti che un poeta stupefacente come Benjamin Perret ha potuto rivolgere in vita sua all'indirizzo dei preti. Non faccio altro che scoprire l'acqua calda che ribolle nonostante tutto sotto la crosta di ghiaccio della cultura ufficiale. Il campionamento è un taglio e cuci importante, cioè si possono fare suonare, che ne so, i didgeridoo australiani insieme ai flauti di algerini. Poi dopo ci metti pure un canto, non so, dei russi e suonano bene tutti insieme, capito? Poi fai nascere, fai saltare fuori ciò che vuoi dire tu, perché non stai neanche più facendo un ragionamento dal punto di vista musicale, ma lo stai facendo dal punto di vista dell'espressione. Li appesi bene, i premoli, in equilibrio, dove le ossa si congiungono in catene, l'amplesso coronato dei ferri. Parte delle cose che scrivo sono comunque campionamenti. Seguo ovviamente il viatico dei grandi surrealisti, seguo William Burroughs, quindi appunto come dicevo prima non ho fretta, i ladri non hanno mai fretta. Ecco, possiamo tagliare, cucire una pagina di, non so, di Hemingway e fare un'altra cosa. Questa cosa mi interessa molto, molto. E allo stesso modo io ho usato le sonorizzazioni, quindi la macchina io la uso per fare un lavoro di questo tipo. Le idee sono bambini. I padroni sono le vostre idee. Mi è capitato di fare il cantante di un gruppo, quindi c'era da scrivere i testi, quindi tutta una tecnica diversa della scrittura libera. Mentre invece bisogna fare entrare dentro quel contesto i testi con quella metrica, eccetera, eccetera, e mi sono fatto portare verso l'altrove. Io quando ero bambino mi piaceva Jim Morrison, lo ammetto, e quindi mi piaceva questa cosa del cantante che scriveva poesie. Avevo ali per il volo e velocità d'albatro, sensi di cristallo tra cristalli di luce, quattro liquide pupille per la notte di Valpurga. Poi arrivi a contatto con dei volumi importanti di autori
grandiosi. Per me, per esempio, è stato quello che mi ha scioccato di più, è stato Isidore Ducasse, che io non conoscevo, non sapevo nemmeno chi fosse, perché già i Rimbaud, i Baudelaire li conoscevamo, però Ducasse era veramente una cosa che è una miniera d'oro per me. Siamo diventati redattori di una rivista di poesia e poi con la musica, conoscendo Arnaldo, abbiamo fatto vere e proprie performance di poesia. Pietra, la mia eruzione, rigurgito primordiale dal seme. Pietra, la fibra di pura fecondazione. Rigurgito primordiale. La poesia assume a volte dei contorni che a me non mi piacciono tanto, però si lavora col testo, si lavora col linguaggio, si lavora con la parola, perché quello è il modo di espressione che ho, tutto lì. Quindi se uno mi dice, ma tu sei poeta, hai scritto dei testi di poesia? Sì, ma non sono un poeta, non faccio parte neanche di una redazione di poeti, io sono un punk a bestia. Vasile Lavazile Atesha Mini. Young man on his way home from the market, just enjoying a beautiful afternoon. Credo nel trionfo dell'immaginazione, credo nella disperazione, credo a tutti i pretesti, credo a tutte le ragioni, credo a tutte le allucinazioni, credo a tutta la rabbia. Credo nei prossimi 5 minuti. La poesia è tronfia della sua definizione oggi. E la poesia soprattutto è in mano spesso a cattivi poeti e a cattivi maestri. Questo è quello che io ho sempre pensato fuori dai banchi di scuola, anche leggendo poesia, fino a quando non ho in qualche modo scoperto quelle che sono deviazioni della poesia, i surrealisti, piuttosto che i dadaisti, piuttosto che la Beat Generation, piuttosto che Burroughs, che per me è poesia. Io ero un accanito lettore di fantascienza, quando comincio a scoprire il fatto che esiste letteratura che è distopica, che non è fantascienza, ma è fantascienza, e questa è letteratura con altro peso, narrazione con altro peso, e quando scopro che all'interno di percorsi culturali legati a gente che fa poesia ma la fa in forma rivoluzionaria, come la Beat Generation in sé o come i surrealisti, scopri appunto tecniche di unione del suono, degli aspetti performativi, del leggere poesia in forme che non sono declamatorie e auliche, ma
ben altro. Ecco, allora, quella poesia che esce, che nasce, è la poesia che mi interessa, è quella che io cerco di rincorrere nelle cose anche che facciamo insieme. Poesia dell'altrove, come ha detto giustamente Roberto, unita a sonorizzazioni, a suoni, a rumore. Noi siamo nati scrivendo un piccolo manifesto per materia prima che parlava di rumore, di suono, poesia e azione. Queste cose legano insieme quasi tutto quello che poi abbiamo fatto in questi 30 anni. Deus ex machina che sta oltre ed è unico. Ognuno di noi ha una fonte creativa primigenia che, se portato dagli eventi, dalle situazioni, dalla vita, è in grado di produrre arte, arte eccelsa probabilmente. Io credo che l'atto creativo sia all'interno della specie umana da sempre, dalle caverne di Artamira. Io vorrei ribadire solo questo concetto che per me è basilare, letto dalle pagine del mio zio Bill. Del tuo padre. L'atto dello scrivere è un atto che succede. E noi perché scriviamo? Perché succeda, perché avvenga. E io credo che tutte le cose che succedono nell'ambito di tutti i modi dell'espressione sia tutta lì, a meno che non siano dei prezzolati, dei professionisti, dove magari uno ha un contratto, ma chiunque faccia le cose le fa perché devono accadere. Quella che ci fa fare le cose. Senza volontà non c'è niente, no? E quindi anche nell'arte c'entra questa cosa. Nell'arte, io uso un altro termine, l'espressione. Quando tu vuoi, lo fai. E lo fai, mi piace, perché in inglese significa anche un'altra cosa. No, diciamo che il gesto artistico, quando deve accadere, accade. E se deve accadere, accade. Perché alla fine tutto torna. Siamo dei ladri, siamo proprio dei ladri, e non abbiamo fretta. Non abbiamo fretta. Rubiamo quello che c'è e lo riutilizziamo. Ecco qua. Viva Ducasse!